Amici amici di Volonwrite, siamo qui dall'evento di Mezzo Pieno, nuove pratiche per un'informazione positiva. Abbiamo il piacere di avere come ospite Nicola Perrone, che è il direttore dell'agenzia Stampa Dire, che ringraziamo e diamo il benvenuto. E cos'è per lei una buona notizia? Beh, di questi tempi è un po' difficile. Viviamo in momenti in cui prevale più, diciamo, la rabbia, dove non si cerca di ragionare ma di trovare soltanto conferme, molte volte al rancore, quindi bisogna andare a caccia di buone notizie, perché buone notizie ce ne sono, e soprattutto le buone notizie si trovano in persone inaspettate, e quindi compito anche dell'agenzia Dire andarle a scovare, andare a trovare queste storie, perché ce ne sono tante, e soprattutto nessuno ne parla, e quindi è compito di un'agenzia importante come l'agenzia Dire, 80 giornalisti professionisti, età media 35 anni, siamo l'agenzia più giovane d'Italia, e portare alla ribalta queste storie. Ecco, quindi secondo lei come influisce una buona notizia sul benessere delle persone? Influisce perché, come dire, ci conforta dall'interno, cioè ci lascia viva la speranza, perché se la speranza è quindi, diciamo, un progetto di cambiamento, un cambiamento in meglio, la lasciamo vivere, e è possibile cambiare le cose. Se la ammazziamo capiterà il peggio, e quindi queste storie positive, questi casi che ce ne sono tantissimi, come dire, anche se in un primo momento non suscitano clamore, però dentro ci lasciano viva la speranza. Benissimo. Ecco, a proposito, quale può essere il nostro contributo di noi giornalisti e delle agenzie stampa, dei quotidiani online, alle buone notizie, quindi al benessere? E soprattutto non bisogna, come dire, arrendersi, perché il nostro è un mestiere che viene, come dire, ammazzato dalla routine. Ogni giorno dobbiamo trovare cose nuove, stare dietro alle notizie. Ecco, bisogna essere tenaci, non bisogna arrendersi, anche nel momento difficile che vive il nostro paese, dove noi avremo bisogno di una classe dirigente a tutti i livelli, politico, economico, all'altezza con le sfide del futuro, e che invece molte volte ci lasciano sgomenti perché sono più incasinati di noi. Ecco, bisogna continuare e fare bene il nostro mestiere. Fare bene il nostro mestiere significa non accontentarsi mai, e soprattutto misurarsi sempre con quello che è un po' lo scopo, che dovrebbe essere lo scopo essenziale del nostro lavoro: cercare la verità, e sapendo che la verità non fa mai comodo a tutti, scontenta sempre qualcuno. Grazie mille direttore, buon convegno.